Ehi, la turma, io sono Mazzo Testa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Siamo arrivati alle porte della città di Xalapa e siamo pronti per andare a vedere che cosa ci riserva il nostro futuro. Ah, non abbiamo grandi missioni in realtà assegnate da nessuna parte, per cui vediamo che cosa ci suggerisce il futuro. Scusate ragazzi, ho dovuto fare un attimo di pausa del video, ma ritorniamo subito qua. Allora, qua vediamo che c'è un edificio grande. Direi che ci addentriamo in questa direzione. Non mi sembra che ci sia altro in giro. Poi ricordiamoci che di là abbiamo visto quella strana montagna. Allora, Palazzo di Xalapa. In un'ampia valle pacifica coperta da vegetazione lussureggiante, scopri la città di Xalapa. I cittadini che incontri lungo la strada che porta in città sono tutti gentili, anche se ti guardano con insistenza. Finalmente incontri una piccola pattuglia di guerrieri che chiedono il tuo permesso per portarti dal capotribù di Xalapa. Tepictoton. Incontri Tepictoton. Attraversi la città e ti portano infine a una grande casa con molte stanze. Non è proprio un palazzo, ma è stato certamente costruito a tale scopo. Su una sedia, in un'ampia sala appena dopo l'ingresso, siede un uomo di circa 30 anni. Non indossa alcun abito particolare, ma c'è qualcosa nelle sue maniere che comunica potere e autorità. Probabilmente sarà questo Tepictoton. Ah, guarda, beh. In gamba, sto tizio. Il capotribù si alza quando entri e fa un passo verso di te. Ti parla con un tono tra l'umoristico e l'irriverente. Una giovane donna accanto a lui traduce le sue parole in spagnolo impeccabile. Bene, un altro gruppo di bianchi ha attraversato l'oceano, lucidi come statuette d'argento. Non fate finta di essere divinità, la mia gente non si farà ingannare una seconda volta. E io non vi ho mai creduto. Ok, quindi di sicuro sono passati di qua quelli della spedizione precedente. Allora. Direi la seconda, non voglio deludervi. Il mio nome è Julius Mazzetes e a prescindere da ciò che altri del mio popolo possano avervi fatto, le mie intenzioni sono pacifiche. Questo pensiero è confortante, ma dubito che potrete essere all'altezza del vostro predecessore al comando di centinaia di uomini. Da quanto mi dicono, invece, voi siete in compagnia di uno sparuto gruppo di guerrieri. Smette di parlare e, irritato, fa un gesto con la mano. Perdonate le mie maniere, è così tanto tempo che sono soggetto alla totale mancanza di rispetto da chi si considera mio superiore che io stesso ho dimenticato l'arte del rispetto. Vi accolgo con gioia a Xalapa, Julius Mazzetes. Tepictoton. Quindi si vede che ha avuto parecchio a che fare con il tizio prima. Tepictoton sbaglia completamente il tuo nome. Ma la sua interprete lo pronuncia perfettamente nella traduzione, ok. Il mio predecessore deve aver lasciato una pessima impressione delle mie genti. Il capotribù sorride. Cercherò di non lasciare che il mio pregiudizio infici i nostri accordi. Ditemi, come può il nostro accordo pacifico essere vantaggioso per voi e la vostra gente? Allora, proviamo a chiedere informazioni intanto. Vi parlerete delle vostre genti e della vostra città? Tepictoton si gratta il mento. Il vostro è il reale interesse o solo gentilezza diplomatica? Interesse sincero, ve lo assicuro. È un argomento a me caro, c'è molto da dire, ma vi racconterò la versione breve.
Siamo i Totonacchi e Xalapa è la nostra città più grande. Qui viviamo in circa 120.000. Ah, non si direbbe. Siamo sudditi dell'impero azteco da quando mio padre era capotribù di Xalapa. Sebbene non mostrino alcun interesse per il benessere della nostra provincia, pur imponendo le loro leggi sulla mia gente senza alcuna comprensione delle condizioni in cui viviamo, restiamo leali a Tenochtitlan. Ah, ok, quindi. Probabilmente la pattuglia che abbiamo visto nello scorso video di Aztechi che portava via dei tizi schiavi sono venuti qua a prendere degli schiavi per qualche ragione di qualche tipo, magari li usano come schiavi o come servitori di qualche tipo. Quante di quante che tipo ho detto? Non vorrei fare alleanze intanto che non sappiamo nulla di nulla. Grazie per la spiegazione. Possiamo avere il vostro permesso per riposarci e rifornirci nella vostra città? Ti lancio uno strano sguardo. Ma certo, se desiderate commerciare non sono io che dovete convincere, ma coloro che vanno ogni giorno al mercato per scambiarsi i frutti del proprio lavoro. Si sporge leggermente al lato del trono e ti viene in mente una gazza che osserva un frutto caduto un po' troppo vicino a un gatto. A meno che siete forse interessati a un accordo reciprocamente vantaggioso? E quale sarebbe la natura di questo accordo? Sto cercando di liberarmi dell'influenza di un impero. Ci sto lavorando ormai da tempo, ma il vostro arrivo è un'ottima opportunità per accelerare il processo. Vuole metterci contro gli Aztechi. Innanzitutto devo riunire i popoli totonaci sotto il mio comando. Al momento è questo il mio problema, poiché i totonaci sono sempre stati governati solo dai rispettivi capotribù. Esiste un idolo, un tempio di proprietà di mio padre che gli sciamani ritengono essere santo. Mio padre non è mai sfruttato il potere politico, ma sono certo che saprei farne uso migliore se solo riuscissi a recuperarlo. Ha dovuto cederlo a un altro capotribù molti anni fa, dopo una sconfitta. Ho capito cosa volete dirmi. Non sarà difficile come può sembrare. Il capotribù che prese l'idolo di mio padre è morto recentemente. Non aveva eredi, ma purtroppo la sua tribù continua a non voler rinunciare all'idolo. Voi potreste convincerli. Non mi piace nessuna delle due risposte, devo essere sincero. Perché, allora, la prima è negativa. Noi in realtà vorremmo capire di più di questa situazione e vedere come può tornarci utile. E mentre invece la seconda è molto presuntuosa. Però facciamo la seconda. Guarda la tua arma con preoccupazione, ma non dice nulla. So che non vi comporterete responsabilmente. Detto questo, se tornerete con l'idolo, potrei perdonarvi qualsiasi imprudenza. Buona fortuna. Ah, ok, ci dà tipo carta bianca per prendere l'idolo. Felici, se proprio dovete. Va bene. La giovane interprete del capotribù ti lancia uno strano sguardo mentre te ne vai. Possiamo andare quindi a parlare qua con la gente. Se parliamo di nuovo con lui? Ok. Proviamo ad andare al mercato. Il mercato di Xalapa è abbastanza grande e sembra avere un'ampia gamma di merci che provengono dalle coltivazioni circostanti e da altre città totonache. O totonace? Un gruppo di artigiani nell'angolo vende oggetti per tiratori e sembra voler fare affari anche con te, che se sei disposto a pagare la cifra che chiedono. Vediamo un attimo gli articoli dei tiratori. Gli artigiani stanno facendo resistenze, trappole di reti e trappole con punte dall'aspetto pericoloso. I prezzi sembrano abbastanza standard, entrambi i tipi costano 450 preziosi. Allora, questo è difficile, quindi direi di no. E poi tra l'altro non mi interessa, vediamo un attimo cosa. Ah, hanno una discreta offerta. Non voglio. Non cercano tesori però. Medicina neanche. Non vogliono nulla di particolare. Però quanto mi costa questo? Ah, 215. Papero.
Non è una buona cosa. Hanno tante offerte di razioni. E questo sarebbe comodo per cambiare, per vendere invece i... l'equipaggiamento per preziosi o altre robe, ma a noi interessa solo l'equipaggiamento in questo momento, perché siamo pieni di tutto. Cioè in realtà abbiamo anche tanto equipaggiamento, però... Allora, vediamo un attimo la missione che ci ha dato, dove ci indica di andare. Allora... nord-ovest di Xalapa e recupera l'idola che il capitano di busto trasse. Ok. Vediamo un attimo... Dov'è che è? Ah, lassù. Cos'è che c'è? Luogo di interesse. Sarà un cairn? Là c'è la grotta, quella che avevamo visto in precedenza. Però questo luogo di interesse... Dov'è? Vediamo un attimo se senza uscire dal villaggio riusciamo a capire... Ah, oh, qua ci sono dei brutti tizi. Però c'è un cairn lassù. Ma qua indica qualcosa più in giù. Anacaona. Di ritorno alla tua carovana nelle periferie di Xalapa, una ragazzina di circa 14-15 anni ti ferma per strada. La riconosci, la ragazza che ha tradotto le parole del capotribù di Tepictoton in spagnolo perfetto. Scusatemi, mazzetessa, avrei una richiesta da farvi. Siete l'interprete del capotribù, non è così? Come vi chiamate? Non ci sono pause nel discorso della ragazza, parla molto più velocemente di quanto traduceva per Tepictoton. Mi chiamo Anacaona, sì, ci siamo incontrati nella stanza del trono. Vorrei chiedervi se mi permettete di accompagnarvi, vi prego, significherebbe molto per me. Perché siamo pieni di donne che cercano di venire con noi in un modo o nell'altro? Questa almeno non ci chiede di sposarla. Devo dire comunque che è molto più graziosa dell'altra, almeno dall'immagine. Anche se ha comunque 14 anni, per cui... È vero che all'epoca si sposavano a 14 anni, ma diciamo che... Ecco, è un po' giovane. Noi penso che una trentina li avremo. Nessuna delle due risposte comunque le prende in considerazione la sua domanda. Chiediamone prima dello spagnolo, perché secondo me può essere una cosa importante. Come hai imparato a parlare così bene spagnolo? Me l'ha insegnato mio zio Miguel. Beh, non è proprio mio zio, ma è come se facesse parte della famiglia. Però se n'è andato qualche mese fa perché gli sembrava pericoloso rimanere a Xalapa. È venuto con Capitan Gutierrez, ma quando la sua spedizione è ripartita ha deciso di rimanere qui perché gli piaceva. E mi ha insegnato molte cose della Spagna e dell'Europa, oltre a insegnarmi a capire e parlare spagnolo in modo che potessi tradurre per mio padre. Oh, wow! È la figlia di... Tommy Tegamino, là, come si chiama? Tepictoton. No, sì, Tepictoton. No, Tepictoton è la città, no! Capotribù di Tepictoton? No, la di Capotribù, cioè si chiama Tepictoton, vabbè, comunque. Cavolo, padre? Tepictoton è mio padre. Perché cerchi di andartene da Xalapa? La ragazza fa un lungo respiro e tu ti prepari a ricevere un'altra scarica di parole. Mi piacerebbe vivere all'avventura come voi, o mio zio Miguel, e detesto l'idea di rimanere qui in questa stupida città e trascorrere la mia vita intera con il primo babbeo che ottiene la mia mano in matrimonio. Conosco molte ragazze della mia età che non vogliono altro che un ragazzo, ma io voglio esplorare, vedere altri posti, e incontrare nuove persone e divertirmi. Non so... Pensate quanto sarebbe utile portarmi con voi. Conosco lo spagnolo molto meglio di chiunque altro che incontrerete, posso garantirvelo. Posso tradurre per voi e inoltre ho imparato tutto sugli Olmechi e i Toltechi. E so anche leggere i geroglifici antichi. E sono la figlia del capotribù, sono una risorsa diplomatica, no? Effettivamente... Sa vendersi bene. Sa vendersi bene questa Anacaona. Perché... è vero che abbiamo una scorta con noi, però già dai dialoghi precedenti abbiamo capito che traducono, capiscono più o meno quello che dicono gli altri, ma non è esattamente proprio la loro lingua. Lei è il figlio del capotribù e
E in più sa un sacco di cose. E ci sembra potenzialmente fedele. È vero che è una bocca in più da sfamare. E può essere, può significare parecchio se non troviamo carne, perché abbiamo visto che comunque più di 10-11 è difficile prendere, siamo già in 12. Però abbiamo 305 scorte, cioè... Chiediamo, e vostro padre non si arrabbierebbe se vi portassi con me? Scuote la testa con vigore. Assolutamente no! Posso parlare col tuo babbo? Poi annuisce lentamente. Beh, forse, voglio dire, i suoi soldati dovrebbero fare qualcosa, credo che sia una regola. Te pareva, dice, no, assolutamente non si arrabbia, però magari i suoi soldati potrebbero tipo ucciderti, perché, ecco, magari loro non sembra corretto che me ne vada via con il primo che passa. Io preferisco non inimicarmi tuo padre, Anacaona, bella mia. Cioè, tu sei favolosa e saresti utilissima, però penso che un capotribù sia più utile. Preferirei non inimicarmi vostro padre. Non si farà molti problemi, veramente, lo convincerò che è tutto a posto. Non lo so, questo si incavola a bestia, vuoi vedere? Si incavola a bestia, ma tantissimo. E se l'assoldassi e poi provo a tornare a parlare con lui? Secondo me il gioco non ce lo consente, cioè va là ed è bloccato uguale. Però no, potrebbe aver se... Anacaona, provo, sono intrigato da cosa potrebbe fare e come potrebbe aiutarci, per cui direi che non trascuriamo questa possibilità che ci viene data. Dai, facciamo, va bene, potete venire. Anacaona fa due saltini e poi si getta tra le tue braccia e ti stringe forte. I tuoi uomini vi osservano, increduli che stia accadendo veramente. Grazie. Sono pronta a partire in qualsiasi momento, non c'è niente che debba portare con me. Grazie. Cavolo. Dai. Ma io non volevo picchiarmi con le guardie. Ma devo fare la missione con Tic-Tic-Toc-Ton qua. Tepictoton, come cavolo si chiama? Teotihuacan. Tepictoton, l'ho detto anche giusto. Decidi di prendere una strada diversa per uscire dal villaggio, per evitare i guerrieri totonacchi di guardia. Ma perché? Cioè, andiamo a parlare col babbo? Dai! Non appena il villaggio è fuori dal tuo campo visivo, un tumulto alle tue spalle annuncia la scoperta del sequestro di Anacaona. La tua spedizione è costretta a fuggire sotto una pioggia di frecce e lance. Ma dai, io non volevo picchiare della gente. Cioè, adesso devo uccidere dei tizi a caso? Solo perché questa qua vuole venire con me. Ma capisco che vuoi venire con me e vuoi divertirti che sei 14 anni. Però, Mareu, questa è una cosa seria, dai! Direi comunque che ci conviene interrompere il video qua perché sono passati già quasi 20 minuti e non vorrei fare un video infinito. Com'è la situa? Ah, conduci il tuo gruppo in una zona di fuga. Ho dei... Cavolo, sono tantissimi. 2, 4, 6, 8, 10. 10! Oh, cioè sta qua ci fa ammazzare. Però su reclute uomo d'arma che non sono... No, 11. Mareu, qua ci fa massacrare.
Niente ragazzi, lo scopriremo nel prossimo video. Qua per forza dobbiamo seccarne un po'. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.